Buonasera, sì, non era acceso. Allora, buonasera, sono l'assessore Folli, assessore ambiente comune di Parma, porto il saluto anche dell'assessore Paci delle politiche educative. Questo incontro, che sarà tecnico, insomma, io dico solo due parole all'inizio, è per avviare quello che è il progetto di raccolta e recupero dei rifiuti riciclabili nelle scuole di Parma. Ringrazio dell'adesione perché siete veramente numerosi e perché questo è un progetto su cui l'amministrazione crede molto, sia dal punto di vista educativo per quello che riguarda insomma, i bambini e il messaggio che si porta, quindi è un progetto che comincia adesso, l'anno scolastico già iniziato, ma che poi insomma, vorrà continuare anche negli anni successivi. E sia per, diciamo, quella che è la valenza che potrà avere economica, che diciamo, è da misurare un po' con l'avvio del progetto, che potrà avere proprio per voi, per sostenere con il corrispettivo che verrà ricavato da questo recupero dei rifiuti, per i progetti poi che volete fare voi per educazione ambientale. È un progetto che è stato ideato dall'Associazione Gestione Corretta Rifiuti, di cui abbiamo qui alcuni rappresentanti, in collaborazione col Comune e anche con IREN, che ha gestito la parte tecnica perché riguarda le raccolte e così via. Vi spiegano tutto loro, insomma, in dettaglio come operare. Sarà attivo anche un sito, anzi un sito internet che qua probabilmente oggi vi presentiamo in parte, qui sarà possibile attingere informazioni. Stiamo anche filmando, diciamo, questa seduta in modo che domani anche i vostri colleghi che non hanno potuto partecipare saranno, insomma, sarà possibile rivedere il filmato sul sito del Comune. Va bene, vi ringrazio, lascio la parola ai referenti del progetto. Grazie. Eccomi. Allora, buon pomeriggio, io sono Paola De Marchi, sono qui per appunto l'Associazione Gestione Corretta Rifiuti e Risorse di Parma. Solo qualche parola prima di entrare nel vivo della parte operativa, perché ci tenevamo molto a sottolineare la valenza educativa di questa iniziativa. Per un percorso che ha fatto ciascuno di noi come associato, abbiamo preso consapevolezza sul fatto che la conoscenza dei problemi e la diffusione, l'acquisizione di buone pratiche per poter affrontarli permette di affrontare poi il tema dei rifiuti, per esempio, con tutta un'altra attenzione e un'altra consapevolezza. In pratica ci siamo resi conto che facendo un certo percorso, quello che ad oggi è un problema emergenziale, come appunto di fronte agli occhi di tutti, può trasformarsi in un'opportunità. Opportunità perché abbiamo visto che se gestiti in un certo modo i rifiuti possono comportare una riduzione di consumo di materie prime piuttosto che la riduzione di fonti di inquinamento. Dall'altra parte abbiamo anche visto e vedremo che se noi andiamo a conferire determinati materiali a riciclo avremo in cambio un contributo economico. Quindi ecco che a un certo punto vediamo che questa gestione di un problema diventa un'opportunità. Allora siamo qui oggi numerosi, siamo molto contenti che voi siate qui, che abbiate aderito e vi ringraziamo fin d'ora del vostro impegno perché ovviamente siamo anche consapevoli del fatto che la scuola è molto importante per noi come veicolo per trasmettere determinati messaggi. Quindi grazie al vostro impegno, alla vostra partecipazione, noi speriamo di raggiungere un obiettivo che ci sta particolarmente a cuore. Ecco, solo questo e volevo adesso passare la parola ai miei colleghi perché ci sono tante cose da imparare, tante piccole sfumature che possono permettere di fare veramente la differenza e di raggiungere degli obiettivi di eccellenza anche per quanto concerne la qualità della raccolta. Io sono Conoci Giorgia, del Servizio Ambiente del Comune di Parma, quindi sono collega di molti di voi. Visto che per gli obiettivi sulla filosofia del progetto, eccetera, hanno già parlato ampiamente l'assessore Paola De Marchi, io entro un po' più nel vivo, diciamo, del progetto in senso tecnico. Dunque, il progetto vero e proprio, quindi l'avvio delle raccolte, così come sono state pensate, partirà il 4 marzo. Però oggi appunto ritenevamo fare un incontro proprio per spiegare operativamente e per sciogliere eventualmente dubbi che probabilmente avrete e quindi ci sembrava opportuno effettivamente fare proprio un incontro di questo tipo.
E poi eventualmente, se qualcosa non è stato risolto in questa sede, anche in fase operativa, se avete necessità, siamo assolutamente a disposizione. A tal proposito è stato creato un sito, proprio un link sul sito del Comune di Parma, un link proprio denominato Rifiuti Risorse, dove potrete trovare tutte le informazioni del caso. E in più è stata creata anche un account di posta elettronica che troverete sul sito, ma poi troverete anche nel materiale cartaceo che vi abbiamo consegnato, dove potete scrivere nel caso in cui venissero fuori proprio durante le operazioni di raccolta o durante la fase del progetto proprio delle problematiche concrete che non sapete come risolvere. Quindi oggi vi abbiamo consegnato un materiale che poi troverete in formato elettronico anche sul web. E quindi abbiamo il decalogo che ci illustrerà nel dettaglio Cristina del GCR, scusami, dell'associazione che ha collaborato e che ha anzi promosso questo progetto per il Comune di Parma, e il decalogo dove vengono proprio elencate 10 semplici regole, semplici nel senso con un po' di abitudine forse, per fare una corretta raccolta differenziata. In generale questo, a partire dalle scuole, perché stiamo parlando appunto di questo progetto, okay, ma è un qualcosa, come dicevano anche l'assessore De Marchi, è un qualcosa che poi si vuole comunicare anche, portare anche alle famiglie e a tutti i cittadini. E, oltre al decalogo vi abbiamo consegnato il rifiutologo, che in realtà è, anche se lo vedete in un formato diverso, adesso qua non ce l'ho, lo vedete in un formato diverso, non è altro che il rifiutologo che con qualche lieve cambiamento, che comunque è stato consegnato a tutte le famiglie. Qui rispetto a quello che avete voi probabilmente sono state evidenziate le tipologie di cassonetti o sacchi che sono a disposizione per ogni singola matrice di rifiuto, perché forse lo sapete già, Parma è divisa in diverse zone e in termini di raccolta differenziata di rifiuti, e in ogni zona, in base alle tipologie abitative eccetera, ha un tipo di cassonetto piuttosto che il bidoncino eccetera. Quindi nel rifiutologo trovate l'indicazione che vi dice quel determinato materiale lì dove conferirlo, e poiché per ogni matrice avete, in base alla zona in cui abitate, una tipologia di cassonetto, sono state proprio evidenziate le tipologie per questo motivo qua. E questo è a disposizione ovviamente della scuola, ma non fa altro che ripetere quello che è già stato consegnato alle famiglie. Io adesso lascerei la parola a Cristina, che vi illustrerà proprio nello specifico il decalogo e poi lo scopo sostanziale di questo incontro è quello di lasciare spazio a voi, quindi a tutte le domande del caso, e siamo qui proprio a disposizione per sviscerare tutti i dubbi. Grazie. Buonasera a tutti, sono Cristina Di Patria, sono un'insegnante di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Albertelli Newton. Ringrazio anch'io tutte voi per essere qui presenti e per aver aderito numerose a questo progetto in cui crediamo molto. Oltre che ad essere insegnante faccio parte del GCR e ho collaborato appunto all'elaborazione di questa iniziativa, che è volta appunto a sensibilizzare tutto il mondo della scuola, tutti coloro che operano all'interno della scuola, in particolare ovviamente gli studenti, a fare in modo che questa iniziativa diventi omogenea, che ci metta in rete, che vengano adottate le stesse pratiche virtuose a tutti i livelli, e che quindi coinvolga i bambini, che li renda responsabili in prima persona delle buone pratiche, affinché appunto le nostre scuole si possano trasformare in piccoli laboratori e centri dove si faccia una raccolta differenziata di qualità. E per questo motivo abbiamo stilato quello che vedete nella forma cartacea, il decalogo, dove
abbiamo cercato di raccogliere alcuni consigli e una sorta di distinzione tra i vari materiali, per lo più quelli che possiamo trovare facilmente all'interno delle nostre scuole, un po' per dissipare i dubbi. Sono consigli che vanno nella direzione di appunto fare un po' di chiarezza e soprattutto piccoli accorgimenti che all'inizio possono risultare un po' faticosi, ma che soprattutto nei ragazzi, nei bambini, diventano poi degli automatismi, quindi non qualcosa che loro metabolizzeranno e diventeranno pratiche quotidiane che non saranno più un problema. Se partiamo dal punto numero uno, vediamo che abbiamo scritto verificare sempre le indicazioni di conferimento presenti sul singolo imballaggio. Questa è la prima regola utile per farci capire il materiale che ci capita in mano dove va collocato, in quale dei contenitori che abbiamo a disposizione nelle nostre scuole. E ovviamente vanno tolti tutti i residui di cibo da quegli involucri che appunto contengono, sono stati creati per contenere del cibo. Esempio, è stato scritto i bicchieri usa e getta, i bicchierini del caffè andrebbero nel contenitore giallo, quello per la plastica, previa una rapida risciacquata sotto l'acqua. Quindi abbiamo pensato anche, in molte scuole abbiamo le macchinette per le bibite, no? Sia lattine che caffè che tè, e sarebbe utile avere un contenitore giallo nelle vicinanze di queste macchinette. E poi con appunto questo semplice accorgimento di passare sotto l'acqua il bicchierino, è tutto materiale che ogni giorno noi consumiamo e che potrebbe essere recuperato molto facilmente in questo modo. Così come i vasetti dello yogurt, penso alle scuole materne dove ci capita, no, di dare per merenda lo yogurt, ma niente di più semplice: i bambini vanno in bagno, lo sciacquano, sanno già dividere il coperchietto di alluminio dal vasetto e lo fanno facilmente senza tante difficoltà. Al punto numero 2 abbiamo segnato dividere gli imballaggi composti da più materiali, perché sapete appunto che come il vasetto dello yogurt è in plastica, il coperchio in alluminio, ed è bene separarli anche se vanno nello stesso contenitore, quello giallo della plastica, però questo facilita le operazioni nel momento in cui verrà raccolto e destinato alle varie poi lavorazioni, così come la bottiglia di plastica dal tappo, che è sempre che è di plastica, ma un altro tipo di plastica, e così è bene schiacciare la bottiglia e separare il suo tappo, non lasciarlo attaccato. Oppure anche la carta va separata da tutte quelle parti metalliche o dallo scotch evidenti, ovviamente non parliamo di piccole graffette, ma se ci fossero calendari, hanno di solito le spirali, ecco, quelle parti andrebbero separate. E così, terzo punto, è importante ridurre sempre il volume degli imballaggi, quindi pensiamo alle lattine, alle bottiglie di plastica, alle scatole, a tutti i contenitori di cartone, e questo ovviamente riduce il volume ed è una pratica che ci implica un po' pochi secondi di lavoro in più. Punto numero 4, bisogna distinguere con cura i vari tipi di carta, perché vanno buttati nel bidone blu i quotidiani, i volantini, le riviste, i quaderni e i libri che non abbiano le copertine plastificate, e così come i diari, le rubriche, i block notes, i calendari appunto che non abbiano le spirali o delle rifiniture in metallo. I fogli per le fotocopie, la carta da pacchi, la carta velina, i cartoncini, i cartoni, le tovaglie di carta, se non eccessivamente unte, quelle della mensa, possono essere conferite nel contenitore blu
E quindi in questo mi richiamo al discorso di prima, occorre sensibilizzare tutto il personale che opera all'interno della scuola, soprattutto nelle mense, sia per il discorso dell'organico ovviamente, ma anche per quello che riguarda l'apparecchiatura delle tavole, perché appunto almeno nei nostri istituti vengono utilizzate le tovaglie di carta a metri ogni giorno, se sono solo bagnati e difficilmente vengono unte così tanto, possono essere gettate nel contenitore blu. E così anche le salviette di carta usate per asciugare le mani ogni giorno, credo tutte, no? Abbiamo questa usanza nelle scuole, soprattutto dalle primarie in su, nidi e materne, non so se fanno ricorso alle salviette di cotone, però utilizziamo tanta carta. La carta, se umida e bagnata soltanto di acqua, può andare nel contenitore blu. Diversamente vediamo che nell'indifferenziato vanno gettati carta se sporca ovviamente di detergenti, saponi, di sostanze chimiche, vernici, tempere, acrilici, purtroppo non sono riciclabili e quindi vanno nell'indifferenziato, così come la carta sporca di residui organici, ad eccezione dei tovaglioli e della carta assorbente. I tovaglioli che usiamo per pulirci la bocca e la carta assorbente in genere, se unta, se sporca di cibo, di rifiuto organico, va gettata nell'organico. Questo forse non è pratica comune, però è bene che si sappia che appunto tovaglioli e carta assorbente, se unta o sporca di residui organici di cibo, può andare nell'organico, nel contenitore marrone. Anche i fazzoletti di carta che usiamo per pulire il naso possono andare tranquillamente nell'organico. Invece sempre nell'indifferenziato devono finire la carta da forno, la carta carbone, la carta lucida da disegno, la carta oleata per alimenti, gli scontrini fiscali in carta termica, questo assolutamente va nell'indifferenziato, la carta vetrata, le copertine plastificate, la carta velluto, i contenitori per la pizza molto unti. Perché cosa succede? Se dovessero finire questi materiali nel contenitore blu, ne sarebbe compromessa la qualità e quindi poi anche il riconoscimento da parte dell'operatore che verrà a raccogliere nelle scuole e a svuotare i contenitori blu, dovessero riscontrare la presenza di questi materiali, ciò comprometterebbe l'assegnazione del punteggio pieno e la decurtazione quindi di punti. Nel contenitore marrone, e questo lo specifichiamo, il progetto riguarda la raccolta di carta, cartone, plastica e barattolame, non l'organico. Per questa fase del progetto non abbiamo incluso nell'assegnazione del punteggio e nel poi riconoscimento del contributo l'organico, però l'abbiamo ugualmente inserito nel nostro decalogo perché riteniamo sia fondamentale e importante procedere anche alla raccolta differenziata del materiale organico e quindi vi abbiamo indicato che appunto nell'organico vanno tutti i residui di cibo, avanzi crudi e cotti, tovaglioli unti o bagnati, fazzoletti di carta usati, bicchieri o piatti usa e getta in materiale compostabile, perché ce ne sono adesso in commercio, se ne trovano e quindi anzi cerchiamo di utilizzarli il più possibile anche quando ci sono le feste per esempio, perché magari il mercato, vedendo una maggiore richiesta di questi materiali, provvederà a sostituire quelli di plastica. Poi ovviamente piccole quantità di potature, fiori, rametti, foglie secche per chi anche fa l'orto o le piante nelle proprie aule, tappi di sughero, piccole quantità di truciolato e o pezzetti di legno che non sia però trattato con vernici e colori, quindi anche quando abbiamo laboratori di falegnameria, se abbiamo dei piccoli avanzi di truciolato o di compensato di legnetti, possiamo gettarli nell'organico. Al punto numero 6 abbiamo invece scritto che bisogna riconoscere e conferire sempre nel bidone giallo tutti gli imballaggi in alluminio.
Oltre alle più note lattine per bevande, si possono separare anche vaschette e scatolette varie, tappi, carta stagnola per alimenti, così pure gli imballaggi in acciaio, su cui solitamente è riportata la sigla FE o ACC, acciaio, e quindi che comprende barattoli, tappi a corona, chiusure di vario tipo per bottiglie e vasetti. Nel bidone giallo, sempre per la plastica, vanno raccolti tutti i materiali che riportano le sigle PE, PET, PVC, PP, PS, che non presentino tracce di materiali organici o di sostanze pericolose come le vernici, le colle. Ad esempio, quindi, possiamo conferirvi piatti, bicchieri, usa e getta, purché puliti, non le posate. Le posate sono di un altro tipo di plastica che non viene per ora raccolta, ma i piatti e i bicchieri possono essere gettati nel contenitore giallo, previa, a seconda di quanto siano sporchi, una pulita ovviamente. E il Tetra Pak, quindi i contenitori, penso alle scuole, ai succhi soprattutto, no? Vengono utilizzati, la cannuccia va estratta e poi se possibilmente anche appiattito il contenitore, ma va poi nel bidoncino giallo. Così il polistirolo per gli alimenti, il cellophane, le vaschette in ortene, che è un nuovo materiale in commercio ultimamente, gli imballaggi mille bolle, pluriball, quelli che si divertono i bimbi a schiacciare, le borsine, i sacchetti per i cibi, le bottiglie di plastica, i contenitori per saponi e detersivi, possibilmente un po' sciacquati se sono molto sporchi. Quindi bisogna fare attenzione invece a non gettare, a meno che non ci sia una diversa indicazione sull'imballaggio, giocattoli, articoli di cancelleria e da ufficio, purtroppo, quindi nelle scuole, penne, i tubetti delle colle, purtroppo non sono differenziabili per ora. A meno che qualcosa, la COP per esempio sta producendo di penne prodotte da materiali riciclabili, e così anche i bastoncini per il caffè, sempre tornando alle macchinette che abbiamo nei nostri istituti, non sono riciclabili, e le posate, appunto, come vi dicevo prima, non possono essere conferiti nel contenitore giallo, le posate usa e getta. Ovviamente, dopo questo lavoro di differenziazione, prima che passi, che ci sia lo svuotamento dei contenitori, sarebbe opportuno che il responsabile della classe, si può nominare, no? Un addetto tra i bambini, tra i ragazzi, che controlli che dentro il contenitore blu non ci sia, quindi tra la carta non ci siano materiali diversi da quello per cui il contenitore è stato destinato, quindi che non ci sia plastica, così come nel contenitore della plastica non sia stata gettata della carta. Questo perché ovviamente nel momento in cui verranno svuotati, appunto, l'operatore IREN presterà molta attenzione a che la raccolta sia stata eseguita nel modo più corretto e non debba operare una decurtazione dei punti da assegnare alla scuola. Per cui si consiglia anche di avere all'interno delle proprie classi i contenitori carton plast, quelli piccoli da interni, blu e giallo, e quello dell'organico. Se ognuno le ha nelle proprie classi è molto più semplice, sono a portata di mano, quindi nel momento in cui abbiamo un rifiuto lo possiamo gettare senza dover andare a ricercare dei punti di raccolta dislocati nei corridoi o all'esterno delle aule. E ripeto, è importantissimo che si attivi una raccolta differenziata a livello di istituto, coinvolgendo tutte le componenti, noi per prime come educatrici, come insegnanti, responsabilizzando i nostri alunni e soprattutto anche chiedendo la collaborazione massima dei collaboratori scolastici, che saranno poi quelli che alla fine giornata dovranno svuotare i contenitori, che magari saranno presenti al momento dello svuotamento da parte dell'operatore IREN, e anche ovviamente del personale delle mense, che cerchino, magari aiutandoli più,
più possibile anche noi per prime, attraverso i ragazzi che nel momento di sparecchiare appunto sappiano loro per primi che i tovagliolini possono essere, se unti possono finire nell'organico e così via. Oltre, come ultimo punto, vi abbiamo dato questa indicazione che ci sono tantissimi altri materiali, oltre quelli a cui si rivolge il progetto, che possono essere differenziati. Pensiamo alle pile, ai CD, ai DVD, ai toner, alle cartucce, e al legno, ai vestiti, alle scarpe e quant'altro. Capita, almeno da noi capita, che a fine anno abbiamo uno scatolone così di scarpe o felpe dimenticate, mai più reclamate, anche quelle potrebbero essere differenziate. Per questo motivo abbiamo creato questo sito dove ritroverete tutto il materiale che per ora vi è arrivato via mail o oggi in formato cartaceo, ma anche tutta una serie di indicazioni e dei riferimenti utili se nel caso in cui abbiate intenzione di attivare la raccolta anche di questi materiali. Per esempio per le pile e i toner sarà possibile a breve, in un secondo momento, richiedere direttamente anche ad IREN i contenitori adatti alla raccolta delle batterie e dei toner e delle cartucce, che nelle nostre scuole, nei laboratori di informatica, nelle segreterie sono molti utilizzati anche nelle classi, chi ha la fortuna di avere le stampanti ad uso proprio, sono altamente velenosi e sarebbe auspicabile differenziarli. E quindi per il resto ci sono anche tutta una serie di cooperative, associazioni, Giovanna vi può raccontare della loro esperienza, associazioni che raccolgono per esempio i tappi di bottiglia, tappi di sughero, anche i cellulari o i DVD e i CD che a volte non sappiamo dove gettare. Ecco, sappiate che ci sono delle cooperative, delle associazioni che se ne occupano. Giovanna. Allora, io sono Giovanna, lavoro in un asilo nido del comune di Parma e ci tengo molto a trasmettervi l'entusiasmo dei nostri bambini che già da tempo fanno la raccolta differenziata in realtà. Noi ci siamo attivati quest'anno in maniera più concreta e dovreste vedere i nostri piccolini che gettano i loro fazzoletti da naso nell'organico piuttosto che i fogli di carta nel contenitore apposito. Quindi crediamo davvero che questa sia una fase di avvio per qualcosa di grande, partendo dalle piccole cose. Quello che noi vi abbiamo proposto oggi è un dato di partenza, poi tante sono le opportunità e ognuno di noi nel proprio plesso, nella propria scuola eccetera potrà portare avanti. Noi sono anni che raccogliamo i tappi per l'ex cooperativa Verla, che è una cooperativa onlus sociale, li abbiamo raccolti e continuiamo a raccoglierli, li doniamo a loro, poi loro li trasformano, li utilizzano per i loro scopi appunto come cooperativa di sostegno. E si può fare, nel senso che non costa fatica, si può fare e anzi fatelo anche voi, ma come i tappi tante altre cose. Certo, li toglieremo dal nostro introito perché il peso dei tappi comunque non andrà ad aumentare il nostro prodotto di plastica, però ha un altro scopo benefico ugualmente e noi siamo contenti di poterlo avviare. Non ho molte cose da aggiungere rispetto a quello che è già stato detto, se non appunto quando si parlava di schiacciare, di comprimere i contenitori per occupare meno spazio, sappiate che le bottiglie vanno schiacciate in senso longitudinale e non come facciamo a volte noi in asilo, le comprimiamo in maniera brutale. Questo perché il lettore ottico le individua meglio quando viene fatta la selezione delle varie plastiche. Quindi piccoli gesti quotidiani ci aiutano a migliorare sempre di più un processo che speriamo che si ampli sempre di più, ecco. E siamo qua a rispondere alle vostre domande e dare altri chiarimenti.
Sì. E la carta e la fascetta di carta della fascetta si mette dove? Nella carta. Nella carta. Nella carta. Invece. No, ci vorrebbe il microfono. Per la ricordiamo che l'intergetta è gestito dal tessuto, dove vanno? Noi lo nido. Gli asciugamani che ci hanno dato, quelli tessuto non tessuto, per pulire i bambini, quelli sono di cellulosa e quindi vanno buttati tranquillamente. Se sono sporchi, ovviamente li usiamo per i cambi noi, l'umido, se invece sono puliti nella carta da riciclare. Quindi avevo chiesto direttamente in ufficio e proprio mi hanno dato queste indicazioni. Sono una precisazione. Immagino siano sporchi di... Sì, ok. Umano. No, una specifica, se è sporco di residuo organico umano, al momento gli impianti di compostaggio, che sono quelli che poi trasformano la sostanza organica nel compost, e quello poi il fine, non sono idonei a ricevere questo tipo di... Quindi se sono puliti, credo... vadano nel, di che materiale sono? Ecco, esatto, nella carta, perché sono di cellulosa. Se sono sporchi, ahimè, vanno nell'indifferenziato, sì. Insieme ai pannolini, esattamente. E io volevo aggiungere giusto due cose, poi lasciamo la parola. Due cose che in realtà sono domande che già mi sono state fatte da alcune di voi. Allora, il progetto, come hanno ampiamente già illustrato, è ovviamente volta ad una sensibilizzazione verso tutta la raccolta differenziata per le scuole. E in questa specifica fase sperimentale, per dare maggior, forse anche se vogliamo, non lo so, un input, un incentivo maggiore, abbiamo voluto introdurre, ecco, su proposta del GCR, il discorso appunto di un contributo che per questa prima fase viene rilasciato soltanto sulle frazioni della plastica e della carta. In un futuro si vedrà se è possibile eventualmente estenderlo. Ci tenevo a precisare questo, che questo contributo è un contributo che viene definito sulla base di alcuni parametri annualmente dal CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, che viene dato sempre ai comuni in relazione alla raccolta differenziata dei rifiuti che viene fatto su tutta la città. Viene riconosciuto in funzione delle quantità e delle qualità e viene poi ribaltato in tariffa e spalmato su tutti i cittadini. In questo caso specifico, andando a misurare le singole raccolte che fanno le scuole, una parte di questa quota totale, che generalmente viene spalmata su tutti i cittadini, verrà tolta, ma è ovvio che parliamo di cifre purtroppo per le scuole irrisorie, ma insomma per gli altri cittadini, e viene appunto estrapolata e viene riconosciuta alle scuole che si sono appunto impegnate. Questo è un po' il giro, diciamo così. E quindi poi l'operatività del tutto si concretizza un po' in quello che è la compilazione del famoso allegato 2 che avete ricevuto nel progetto. E non so se adesso, ecco, esatto, nel sito trovate il progetto, il sito di cui vi parlavo, il progetto e l'allegato 2. Questo allegato, ce l'avete tutti, ok, verrà compilato tutte le volte che l'operatore dell'IREN viene a vuotare i contenitori e viene fatta quindi sia un conteggio, cioè quanti contenitori vengono vuotati sia della plastica che della carta, ma anche una stima di qualità. Parliamo di stima perché è una cosa visiva. È un qualcosa che verrà fatto dall'operatore, ovviamente in presenza di un referente scolastico, perché insomma l'operatore potrebbe inventarsi quello che vuole, quindi ci deve essere un referente della scuola, un controllo che in qualche modo... sì, controlli la corretta compilazione. Ovvio che poi è normale che il numero di contenitori della carta vuotati, faccio l'esempio della carta ma è uguale per la plastica, è normale che è proporzionale alla grandezza della scuola, quindi poi il calcolo viene parametrato sulla base del numero di alunni.
Quindi poi il punteggio, ma è spiegato comunque nel modulo, viene fatto proprio ad alunno, quindi è un conteggio unitario, vince la scuola che ha fatto meglio, più raccolte e soprattutto migliori, perché viene anche, c'è una formuletta che ti toglie dei punteggi nel momento in cui viene rilevata una percentuale di impurità con diverse fasi di percentuale, ecco, esatto, 0, 25, 50, maggiore di 50, di errato conferimento. Ovvio che sarà in percentuale, tipo se su un bidoncino intero quasi la metà di quello che è stato esposto non va bene, non è carta, ma per esempio c'è una spirale di plastica, quello viene conteggiato come errato conferimento e quindi viene poi conteggiato nel risultato finale. E il gestore si è impegnato al momento di rendere pubblici dei risultati. Il progetto, sapete che durerà questa prima fase 3 mesi all'incirca, dal 4 marzo fino alla fine del periodo scolastico, con la volontà da parte di tutti di riproporlo per l'anno successivo, per l'intero anno, in modo tale che anche il contributo sia un po' più consistente rispetto a quello che sarà per i 3 mesi. Quindi il gestore si è impegnato a pubblicare una volta al mese i risultati intermedi, così anche da capire un attimo come sta andando la propria scuola, e ovviamente questi dati verranno sempre pubblicati sul sito, quindi se volete sapere come stanno andando le vostre raccolte lo potete trovare sul sito, una volta al mese, marzo, aprile, maggio, fino a giugno verranno pubblicati. E una domanda che mi hanno fatto in molti è questa: ma quando passano a raccogliere? Allora, IREN al momento, che è il gestore dei rifiuti urbani attuale, passerà a raccogliere i rifiuti esattamente con le stesse modalità e frequenze che attualmente già fa. Al momento non vi è un giro dedicato per le scuole, loro fanno dei percorsi per vie e in quella giornata lì passano a raccogliere anche. Quindi da quel punto di vista ognuno di voi avrà sicuramente, conoscerà i calendari di raccolta, non cambia niente, saranno quelli. Noi stiamo cercando di sensibilizzare i nostri referenti IREN affinché sensibilizzino gli operatori, nel senso che loro, visto che parte questo progetto, sanno che nel momento in cui vengono ad un asilo a suonare, eccetera, e non devono fuggire via se non trovano nessuno, devono aspettare un attimo, instaurare il giusto contatto che ci vuole tra il referente di progetto o l'ausiliario, quello che è stato incaricato per le raccolte, ci deve essere un giusto contatto, e l'operatore. Quindi cercheremo nel corso di questa fase sperimentale di migliorare al massimo questa fase qui. E quindi anche da parte loro stiamo chiedendo il massimo impegno. E quindi dal punto di vista del calendario le raccolte non cambiano, l'unica cosa è, ecco, fare in modo che, visto che loro, il gestore della raccolta ha ovviamente delle fasce orarie di raccolta, non è che non vi potrà garantire passiamo alle 10, non può farlo perché ha un percorso, generalmente passano negli orari di apertura della scuola, quindi in quel range. Voi solitamente li conoscerete senz'altro, quelli che sono gli orari di raccolta, perché già lo fanno. Ecco, nei casi specifici vi chiedo o magari di inserirlo nelle note del foglio che avete compilato, oppure di mandare una mail a quell'indirizzo di posta elettronica che trovate nel materiale. Sì, esattamente, rifiuti risorse, che è proprio riscritto sul decalogo, rifiuti risorse @gmail.com. Quindi casi specifici di questo tipo, io non conosco quali sono gli orari di raccolta, il gestore non passa mai, insomma, in questo caso qui, insomma, lo specificate bene, cercate di specificare bene di che problematica stiamo parlando, in modo tale da individuare con facilità anche l'interlocutore a cui andare a chiedere la cosa, e insomma sono tutte cose che possiamo risolvere assolutamente in corso d'opera. Sì, esatto. Nel modulo, nell'allegato 1, voi avete compilato anche una parte in cui si chiedeva la richiesta di contenitori aggiuntivi rispetto a quelli che già avevate. E fra questi c'erano anche i toner di cui parlava la collega.
ecco, le pile non era inserito nel modulo, però il IREN le raccoglie ed è disponibile assolutamente su richiesta se c'è una scuola che effettivamente ne ha necessità. Ecco, non dimentichiamoci che qualunque cosa ha un costo, nel senso, è importante questo. Se non è necessario, però ecco, se invece le pile si producono, è assolutamente indispensabile avere un contenitore e il gestore passerà assolutamente a raccoglierlo. E quindi potete fare eventualmente anche questo tipo di richieste. Sempre sui contenitori, un'ultima precisazione, poi passo la parola. E potrebbe essere che magari alcune istituti scolastici, nel dubbio, non sapevano che tipo di contenitori richiedere e hanno chiesto delle volumetrie a caso pur di dire adesso partecipo. Allora, il gestore mi ha già chiamato per dire ma siamo sicuri che gli servono quei contenitori lì? Ecco, in fase di consegna e di sopralluoghi, queste cose qui il gestore me le segnalerà e le valuteranno loro, è ovvio, cioè le valuteranno loro in funzione delle reali esigenze, cioè si può assolutamente trovare un punto di contatto, quindi da quel punto di vista non preoccupatevi. Sì, per le aule, ecco, esatto, importante, i carton plast sono quelli lì per gli interni, non so se avete, ecco, quelli lì blu per la carta, però esistono anche i gialli, ho visto che diverse scuole ce li hanno chiesti, se alcune scuole non sapevano cosa fossero e non li hanno richiesti, ce li potete richiedere, l'unico problema è che i tempi di consegna ovviamente ci servono, quindi 5 giorni lavorativi, quindi chiedetelo il prima possibile in modo tale che ci state dentro nei tempi per l'avvio della gara, ok? Sì, no, era sempre sul discorso dei contenitori, appunto. Naturalmente credo che avremo bisogno di questi carton plast, quindi provvederemo domani a fare la richiesta, perché quelli blu ce li abbiamo già evidentemente all'interno delle sezioni, quelli invece per la plastica o quelli dove ci sta un po' l'uno, un po' l'altro. Ecco, no, ma io a questo proposito volevo dire una cosa. Specifico. Allora, all'interno dei nidi, io credo, cioè è così per tutti i nidi di Parma, noi è da molto che facciamo la raccolta differenziata di carta, cartone, plastica e anche umido, cioè nel senso che la cucina ad esempio e la mensa scaricano direttamente nel contenitore marrone grande dell'umido. Lo stesso dicasi per la carta e per la plastica. In questo senso parlo per il mio nido, ovviamente sinora la raccolta della carta e della plastica non è stata così precisa e puntuale come viene richiesto in questo momento per partecipare, diciamo, a questa iniziativa. Quindi io volevo sapere una cosa, noi abbiamo già i contenitori, quindi il contenitore grande blu e il contenitore giallo, e ne dobbiamo richiedere ulteriori contenitori oppure utilizziamo quelli già esistenti, che nel nostro caso potrebbero essere sufficienti, ovviamente con un'attenzione, diciamo, maggiore. Sì, la risposta è sì, nel senso che sono stati consegnati in principio una dotazione di contenitori che potesse essere dal gestore, che possa essere in linea con quella che è la produzione scolastica. Ovvio che immagino che alcune scuole ne hanno fatto richiesta perché o a suo tempo, quando è partito il porta a porta, non si dava tanto importanza alla cosa e quindi magari ci sono delle utenze che effettivamente all'inizio li avevano rifiutati proprio i contenitori, parlo anche di utenze domestiche, non parlo di scuole, e ora come ora insomma si spera che questo tipo di cose non esistano più, anche perché insomma la raccolta differenziata direi che è un obbligo oltre che legislativo, forse morale, civico, e quindi ci possono essere dei casi in cui effettivamente non ci sono. Dove ci sono? A meno che lei non mi dica non ci bastano assolutamente, non direi che vanno bene quelli che ci sono. Diverso invece il discorso per l'interno. Per l'interno è una cosa che dovete valutare voi, nel senso, se vi rendete conto che averli negli uffici interni può aiutare voi e anche gli ausiliari, le donne delle pulizie, che poi dovranno andare a svuotare i contenitori grandi, questa è una cosa che dovete valutare voi come esigenze, non lo valuta il gestore, mentre il gestore
può valutare il dimensionamento e il numero di bidoni grandi, i contenitori da interno lo valutate voi in funzione della vostra logistica. Per quanto riguarda l'organico, ecco una breve postilla. Ovviamente essendo contenitori non esistono i carton plus dell'organico al momento, ci sono i contenitori rigidi, piccolini, quelli da 40 litri, quelli ho visto che parecchie scuole me li hanno richiesti, ovviamente i tempi di consegna sono un filo più lunghi, però il gestore farà di tutto per consegnarveli nel minor tempo possibile. Ma in tutti i modi state tranquilli, perché comunque non facendo parte della questione della gara e quindi del contributo, insomma da quel punto di vista siete coperti. Lì non tutte le strutture, non tutti gli uffici molto grossi effettivamente ce li hanno. Qui, visto che abbiamo fatto un lavoro di sensibilizzazione, si è voluto ricordare che sarebbe meglio averli, ecco, vicino quantomeno alle macchinette del caffè. Ovvio che sempre nell'ottica che si produca quel tipo di rifiuto, non è che uno lo deve avere per forza, magari nelle classi invece non è studiato, si è visto che non c'è neanche una buccia di banana per intendersi. In quel caso lì non ha senso, è chiaro. Però se nelle classi stesse o non lo so, in altri locali viene prodotto dell'organico, è preferibile avere una raccolta capillare all'interno dei locali piuttosto che un unico punto con un grosso contenitore. Ma con il contenitore dell'organico? No, che lo ripete la domanda, se no non si sente. Direi di sì, perché direi proprio di sì, insomma, altrimenti non. Ma al momento non ne avete proprio? Sì, se richiesti li consegnano assolutamente. Comunque, è un conto risciacquato. Parlate con il microfono. La responsabile telefona e li consegnano nel giro di poco tempo, almeno così ho sempre fatto. Ovviamente è la scuola che si deve attivare per richiederli nel momento in cui finiscono. Comunque è un conto risciacquare il vasetto dello yogurt, ma rispetto al bicchierino del caffè vicino alla macchinetta non c'è il rubinetto per risciacquare, come si fa? Per quello lì è un po' difficile. Beh, non è vicinissimo. Un genitore che prende il caffè, si ferma, li prende il caffè, va, diciamo nella mia struttura, lì va in lavanderia, risciacqua e poi butta. È un po' scomodo per la macchinetta del caffè, il bicchierino. Ma capisco per le persone esterne che magari non sanno dove sono i bagni, per chi è all'interno, docente o alunno o operatore, quello che sia. Non è, di solito non, nelle vicinanze c'è un bagno dove poter andare sotto il rubinetto e sciacquarlo. Comunque, ecco, sicuramente non è vincolante. Era sempre inerente ai bidoni esterni per la raccolta. Io, per esempio, ne ho ordinato uno da 120 in maniera un po' così, però ne abbiamo già uno presente che. Guardando l'immagine che c'era prima, mi sembra essere da 360, ci aveva fornito Iren a suo tempo, uno blu, uno giallo e due neri, e uno marrone che è più piccolino. Okay. E l'ho ordinato lo stesso perché, visto che si raccoglie solo la plastica del giallo in questa iniziativa, noi comunque dobbiamo avere due contenitori, in uno dei quali la plastica. Questo è importante, no. Allora, la raccolta è una questione proprio di accordi anche poi con le piattaforme che poi alla fine raccolgono i rifiuti, rimane uguale, nel senso nel giallo voi ci dovete mettere sempre plastica esattamente. Ribadisco, il modulo 2 viene compilato sulla base della purezza e il contributo che verrà riconosciuto sarà solo per la plastica, ma parliamo solo del contributo, ma la raccolta in sé avviene con le stesse identiche modalità. Adesso noi abbiamo fatto il contenitore. Ecco, questo se al momento quello lì che avete vi basta? Dipende, non è sempre. Ci sono settimane dove...
Va bene, io direi che va bene, eventualmente il gestore ve li consegnerà, se ci rendiamo conto che è in più si ritira. Va bene. Potrebbe verificarsi che magari da adesso in poi si presterà più attenzione e quindi ci sarà un incremento del rifiuto differenziato prodotto, si auspica, quindi ben venga il contenitore in più, non è un problema quello. Poi forse non so se si attiveranno anche per fare qualche passaggio in più nel caso in cui la produzione sia abbondante. Però se già avere dei contenitori, anche un contenitore in più, può essere comodo piuttosto che riempire o lasciare fuori dal contenitore i rifiuti che si sono raccolti. Volevo chiedere, oggi ho fatto un giro appunto nella zona raccolta rifiuti del nostro asilo e ho visto che ci sono delle cassette di plastica, quelle dove si possono lasciare fuori dal contenitore, e poi volevo chiedere le cassette di cartone, anche quelle sono fuori dentro a una specie di griglia così all'aperto insieme alla plastica. Quelle utilizzate dalla cucina? Quelle utilizzate dalla cucina, allora mi chiedevo se anche queste vanno, ammesso che si riesca, perché a volte può essere anche cartone rigido, vanno messe dentro, quindi chiuse nel contenitore di carta, e perché lei attualmente le lascia fuori all'aperto dentro a questi specie di contenitori, però dove passa l'acqua, come si chiamano, quelli che hanno anche i negozi. Ecco, quindi è corretto lasciare lì queste cose grosse, di grossa dimensione, vanno spezzate, se le scatole di cartone vanno controllate, non so se hanno dei ganci di metallo o altro, cosa ne facciamo di questo? I materiali prodotti dalla cucina, i rifiuti prodotti dalla cucina, comprendono le cassette di plastica per le verdure, anche i contenitori di cartone, e di solito il personale della cucina lo assembla a parte, non nei contenitori IREN gialli, blu, che di solito utilizza la scuola. Lo assembla e poi dopo cosa ne viene fatto di quelli? Viene portato via, non so in quali giorni appunto della settimana, perché noi l'abbiamo nella zona dietro, retrostante, quindi noi non vediamo. Ho visto che vengono messi in queste griglie che il signore ha chiamato. Secondo me vengono allora, ok, ne do quelli lì, quelle griglie metalliche, allora sì. Quelli dovrebbero, insomma, me lo auguro, essere raccolti nel giro della plastica, perché quelle sono, se ho capito bene di che cassette varia, sono quelle in polipropilene, secondo me. Quelle in plastica. Sì, sì. Ecco, lì si può fare un discorso. Magari nel momento in cui fate la raccolta con l'ausiliario, magari fate in modo che si evidenzi questa cosa qui, cioè invece che metterli in un posto diverso, fare in modo che quando avvenga la raccolta della plastica avvenga anche quello, perché... Però saranno esterne di fianco al bidone della plastica queste cassette, perché spaccarle non si spacca. No, lo so, no, infatti. E così pure le scatole grosse di cartone, quelle che si riesce andranno piegate, andranno spaccate, messe dentro, quelle rigide. Sì. Io adesso non ho allora, su questa cosa qui faccio una verifica, magari adesso mi prendo un appunto, perché devo capire come loro le conteggiano, se effettivamente vengono considerate come utenze non domestiche, mi viene questo dubbio, come utenze non domestiche, quindi che non possano essere conteggiate nel contributo CONAI o meno. Faccio un attimo una verifica e ve lo so dire. Sì, mandiamo una mail da quell'account di posta elettronica, cerchiamo di... E poi lo mettiamo sul sito, esatto, facciamo una verifica. Sì. Qui. Velocissimo, volevo solo sottolineare l'importanza dell'organico da separare, anche in piccole quantità, e anche un invito per le famiglie, perché il problema oggi delle discariche a livello no, globale è il fatto che in queste discariche va proprio a finire l'organico. Il problema delle discariche non è tanto il contenuto di plastiche o materiali quali metallo o cose eterogenee, il problema è proprio la materia umida che va a finire in discarica e va a produrre percolato e gas serra.
Il problema delle discariche è proprio questo. A volte si pensa alle discariche come un problema così generale per il fatto che buttiamo via delle cose. Certo, i materiali vanno tutti recuperati e tutti riciclati se possibile, ma vorrei davvero sottolineare e invitare tutti, se noi riusciamo a togliere dall'indifferenziato, anche a casa nostra ovviamente, la parte organica, risolviamo l'80% dei problemi delle discariche. No, io volevo semplicemente dire che il problema lì delle cassettine, delle scatole di cartone, io sono in una scuola materna, quindi penso che sia simile poi ai nidi. Alcune cassette, comunque, se poi lei verifica dopo ci farà sapere, alla cuoca era stato detto che non doveva metterle nella plastica perché non erano di plastica riciclabile. Invece quelle di cartone, niente, vengono schiacciate e quando viene l'operatore della raccolta della carta prende anche quelle, cioè fa un unico, almeno da noi fanno un unico giro, raccolgono tutto. Sì, sì, sul cartone sono sicura. Sulle cassette di plastica, se parliamo di quelle lì, per esempio, che utilizzano anche gli ortofrutta, nere, blu. Esatto, io a mio avviso quelle lì rientrano nel giro della plastica, quindi però magari ci sono tipologie diverse, magari c'è qualcuno che va nell'indifferenziato e se vi hanno detto quello può essere che sia così, però lo verifichiamo, facciamo proprio una specifica e poi vi mandiamo una mail. E soprattutto se può rientrare nei conteggi del contributo, faccio anche questa verifica. Okay. Quindi viene l'operatore Irene a votare il cassonetto come fa sempre, ma fa un conteggio anche del peso o no? Perché non avrà la... No, il conteggio è come lui quello che vedete lì, praticamente. Lui conta il numero di bidoncini vuotati per tipologia, ci mette la data, quindi poi viene conteggiato il totale degli svuotamenti. Ogni bidone ha un volume, quindi viene fatto un calcolo a volume, e ovviamente non avremmo gli strumenti neanche nelle scuole al momento per pesare. In alcuni comuni si sono dotati di bilancine, tipo penso a Capannori, si sono dotati di bidoncini, di bilancine, però quello è un qualcosa che eventualmente potremmo fare in futuro. Al momento si fa un rapporto, si fa un calcolo all'indietro partendo dal volume. Dal volume sì, ovviamente in base alla questione della densità del materiale si arriva ovviamente ad un peso. E quindi vengono conteggiati i numeri di contenitori vuotati per data, per tipologia, e per ognuno di esso, come vedete, viene fatta una stima visiva del dato conferimento. Poi viene fatto un conteggio finale, ma nel modulo c'è spiegato, per arrivare ad un punteggio ad alunno. E poi una cosa piccola, ho visto che c'è il polistirolo, quindi si può mettere nella plastica? Sì, non si può mettere nella plastica solo quello da grandi imballaggi, quello del televisore per intenderci, però le vaschettine di plastica del cibo, della carne, del pesce, assolutamente sciacquandole possibilmente nella plastica. Grazie. Allora, io volevo sottolineare questo aspetto, cioè la sensibilizzazione che si sta cercando di fare oggi sugli educatori, sugli insegnanti è fondamentale, e poi ovviamente sui bambini, sui genitori, percorsi che sono già tutti avviati nelle scuole da anni e che trovano oggi delle conferme e sono rafforzati. La mia preoccupazione è sugli operatori IREN, ve lo dico molto onestamente, nel senso che mi dispiacerebbe che questo grosso investimento educativo poi finisse in un modo così poco differenziato, nel senso che innanzitutto credo che da parte vostra ci debba essere senz'altro questa preoccupazione di educarli loro. Poi c'è un problema logistico, cioè di a che ora vengono e quando vengono, perché le nostre scuole hanno degli orari. Io vedo che ad esempio in una mia scuola
che viene fatta la raccolta differenziata da anni in modo anche, credo, molto interessante, però poi questi famosi grigliati vengono messi fuori dal cancello e ritirati il giorno dopo, perché gli operatori vengono a prendere questi bidoni alle 5 del pomeriggio. Alle 5 del pomeriggio non c'è nessuna scuola, quindi non c'è l'operatore della scuola che è in grado di controfirmare quella scheda che voi avete. Quindi io chiedo di poter avere sulle scuole, io dico sulle scuole dell'infanzia, sui nidi, non lo so, insomma, comunque un calendario molto preciso di quando vengono, e nel caso in cui ci siano dei giri già segnati perché è di quartiere o è nella via, sulla scuola vengano fatte dei cambi orari, perché altrimenti non ne veniamo molto fuori, e per le nostre scuole vuol dire 8-16. E questa è la prima preoccupazione. La seconda è che io, per esempio, una scuola in centro dove c'è la raccolta spinta e viene fatta la raccolta differenziata, vengono messi i sacchi fuori in strada. Allora, ho chiesto, mi è stato detto che potranno fare questo progetto, però vuol dire che interromperanno questo percorso, peraltro faticoso, ma che la scuola sta facendo, ricominceranno a rimetterlo nei bidoni, però sempre l'operatore IREN deve venire a suonare al cancello della scuola, perché ha smesso in questo periodo di venire a suonare, perché essendoci la raccolta spinta non c'era più questa procedura. Quindi fondamentalmente la procedura sugli operatori IREN, onestamente, non per sottovalutare loro, ma mi preoccupa. Allora, ovviamente, no, è una preoccupazione che ci siamo posti ovviamente tutti nel momento in cui il gestore è entrato a far parte, è ovviamente partner di questo progetto, non potrebbe essere altrimenti, visto che viene a raccogliere i rifiuti. Da parte loro c'è stata assolutamente disponibilità a collaborare, proprio andando a cercare di colmare questo tipo di cosa, uno di problemi specifici. Uno di questi è stato proprio quello dei sacchi per le scuole che fanno già la raccolta spinta in centro storico. Perché loro stessi si sono posti il problema, ovviamente. Perché poi, tra l'altro, devono fare, oltre al conteggio, anche una stima della qualità. Quindi noi abbiamo riferito del fatto che i sacchi devono essere quantomeno aperti per verificare la qualità. Più che aperti, ecco, esatto, questo ha fatto benissimo a dirlo. Una cosa che mi sento di suggerire è questa: nel momento dell'esposizione, voi non li dovete più esporre perché dovete aspettare effettivamente l'operatore. Magari evitate di chiuderli per il momento, quindi cercate di non farli straripare, di riempirli, e non chiudendoli, in modo tale che non debba essere poi l'operatore a dover aprire, ma per una questione di tempi proprio. Questo non lo faranno, nel momento che loro ritorneranno alla vecchia procedura, utilizzeranno il cassonetto senza usare sacchi. Ma cassonetto di che tipo? No, non è quella, tant'è che abbiamo inserito proprio i sacchi nell'allegato 2, ci sono i sacchi, i sacchi gialli li abbiamo inseriti appositamente. Ok, no, questo parlavo proprio dell'allegato 2 del progetto, vabbè, adesso non ce l'ho. Comunque, l'allegato 2 del progetto prevede tutte le tipologie di contenitori, inclusa la conta e la stima della qualità anche nei sacchi, e quello è stato introdotto proprio per le raccolte spinte del centro storico, che poi sono poche le scuole in centro. Secondo me c'è la frase Limbene e forse quella di cui parla Giardino Magico, esatto, e sono solo quei due casi lì che le abbiamo proprio ben in mente, perché ci abbiamo proprio pensato a questo problema qui. No, nel senso che bisogna tenere
cercare di rimanere nelle dotazioni che sono presenti, sì, previste, esatto. Quindi per la plastica in centro storico c'è il sacco giallo al momento, e quindi sì, l'idea è quella di rimanere, adesso speriamo che non ci siano grossi problemi, però di rimanere con la stessa modalità, solo che ovviamente ci vorrà un tempo maggiore da parte dell'operatore per valutare la qualità e per misurare la, ma quello sarebbe uguale. Cioè voi al momento li esponete sul solo pubblico. Internamente avevate invece prima i cassonetti, ecco, nello stesso posto dove avevate i cassonetti terrete i sacchi e si farà quello stesso ragionamento lì, si compilerà l'allegato 2 sul sacco in quel caso specifico e sul contenitore blu della carta. Volevo solo dire che questa ovviamente è una fase sperimentale, come abbiamo detto, proprio perché immaginiamo che per voi non sarà facilissimo trovare immediatamente la soluzione ideale, anche perché dovete contare a vostra volta sul supporto di altre persone che collaboreranno con voi, giusto? E quindi non vi preoccupate, insomma, mano a mano che verranno fuori dei problemi, se volete ce lo segnalate, cercheremo di aiutarvi in tutti i modi, appunto abbiamo messo tanti riferimenti, quindi io spero che poi si arrivi a trovare... Per gli orari, perché oltre ai sacchi mi aveva chiesto degli orari, della sensibilizzazione. Come dicevo prima, noi con i nostri interlocutori IREN abbiamo cercato di dare massima sensibilizzazione a questa cosa, chiedendo loro di sensibilizzare quei singoli operatori, perché è lì che bisogna puntare, che vengono a fare le raccolte nelle scuole. E, loro ci hanno garantito, ma glielo ripeteremo ancora, che le raccolte vengono fatte durante le aperture delle scuole. Li solleciteremo ancora che, visto che assolutamente così come diceva lei, cioè loro fanno un percorso che dura 6 ore, il turno è di 6 ore, quindi fanno un giro che è tarato sulle 6 ore. Cercheremo, l'abbiamo già detto ma lo ripeteremo, di dare priorità alle scuole, o quantomeno di fare in modo di, nelle scuole di andarci nell'orario di mattina, quando sicuramente è presente un orario. Però questa cosa qua la sanno già e gliela ripetiamo. Cercare di chiarire delle criticità che vedo in prospetto all'interno della scuola dove sono. Insegno nella scuola materna statale di Via Pini e siamo nello stesso edificio della scuola primaria e in più abbiamo all'interno sempre dello stesso edificio la cucina gestita dalla CAMST. Quindi stavo pensando come possiamo organizzarci, in quanto senz'altro la gestione della raccolta all'interno delle sezioni, mi immagino anche delle classi della scuola primaria, sarà fatta, però una grossa quantità di rifiuti viene fatta anche sia per la plastica che per la carta dalla cucina, che in questo momento, da quello che possiamo rilevare noi, non fa alcun tipo di raccolta indifferenziata. Cioè noi vediamo che mettiamo, quando alla fine del pasto metto in un unico sacco nero tutto quello che è il cibo rimasto, la carta delle tovaglie, non c'è alcuna raccolta, e su questo è, secondo me, è problematico avere un controllo e un accordo prima del controllo. Quindi mi chiedo come se può essere sensibilizzata anche la ditta che ci produce i pasti, che opera all'interno completamente, li produce totalmente all'interno della cucina che abbiamo. Oppure in effetti noi perdiamo una bella fetta di raccolta differenziata. Adesso noi da sempre facciamo la differenziata della carta e le collaboratrici si occupano poi di portare nei cassonetti che sono nel retro della scuola e che servono sia a cucina, a scuola dell'infanzia, a scuola primaria, quindi dopo poi... Se gli operatori li raccolgono dove sono adesso, non c'è un controllo da parte di nessuno. Poi va bene, questo forse è il problema meno grosso, perché se gli operatori hanno delle indicazioni di orari e di persone a cui rivolgersi, probabilmente si può.
però noi oggi anche a scuola ci siamo dette sì, noi facciamo la raccolta differenziata, cioè noi possiamo controllare, non so, i vasetti dello yogurt, tutto quello che passa da noi, invece di mandarlo in cucina lo tratteniamo noi e lo facciamo, però c'è tutto il resto, c'è tutto gli impacchettamenti del cibo, che è tanto, della pasta, di tutto quanto che rimane di là in cucina, però noi non è che possiamo... No, no, assolutamente, infatti noi non dico che speriamo, però vogliamo proprio che vengano fuori queste cose qui, cioè finché voi potete avere un controllo sulle vostre strutture è quello che vi chiediamo, sensibilizzare eccetera. In questo caso qui mi sembra di capire che sulla mensa non potete avere un controllo, ma perché qui adesso chiedo un attimo eventualmente agli educativi, le mense non sono gestione scolastica. Chi è che è l'appaltatore? È il comune che ha dato in appalto alla comune. Ok, è il comune, quindi eventualmente noi potremmo fare un passaggio con i referenti del comune che... Sì, vabbè, con la CAMST, però l'appalto lo dà il comune in tutti i modi, no? Quindi sì, potremmo fare un passaggio, chiedo conferma, con le referenti della mensa del comune, perché sensibilizzi a sua volta l'azienda. Come noi dell'ambiente cerchiamo di sensibilizzare IREN, in questo caso qui ci dovrebbe essere la referente delle mense comunali o quelle che sono, che sensibilizza l'azienda. Quindi eventualmente su questo ci possiamo... Ecco, esatto, facciamo un passaggio. Un'altra cosa, appunto, nello stesso edificio convivono sia scuola dell'infanzia che della scuola primaria. Cosa dobbiamo fare? Una raccolta per la scuola primaria? Facciamo tutto una... No, un attimo, nel senso, dipende da come avete aderito. Cioè, voi avete... L'istituto comprensivo, adesso non so, oggi so che... Ok. Il progetto era rivolto agli istituti nel loro complesso, sì, quindi cioè, tutti gli istituti della città, bene o male, sono suddivisi in scuola primaria, scuola materna, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, quindi hanno aderito... è l'istituto che aderisce. Nella quindi... totalità, sì, dei comparti. No, infatti... Mi è stato già segnalato questo problema con la scuola San Leonardo, per esempio, non aveva aderito la Vicini che è nello stesso edificio, in realtà appunto loro sono tenuti a fare la raccolta differenziata insieme praticamente. Quindi abbiamo detto che dovranno integrare eventualmente l'adesione, però è chiaro che poi verrà conteggiato tutto l'edificio, perché altrimenti diventa sempre rapportando poi... Questa cosa qui va chiarita, sì, perché il gestore mi ha già sollevato il problema, mi ha detto, perché io ho ricevuto dei moduli che sono separati, vi faccio un esempio che mi viene in mente adesso perché ho compilato il file Excel con l'elenco, Cocconi, Corridoni, io non sono di Parma quindi non faccio fatica con le scuole, Cocconi, Corridoni che se non sbaglio fanno parte dello stesso istituto comprensivo, lì sono in due posti diversi, ok, quindi lì il problema non si pone, perché ok, tipo fatemi un esempio voi che conoscete di queste. Ok, però nel senso i moduli come mi sono arrivati, perché se mi sono arrivati dei moduli, un modulo per un plesso e un modulo per un altro con numero di contenitori diversi, il gestore mi diceva se loro vogliono partecipare come scuole diverse, mi raccomando, anche perché ci sono referenti diversi, che si faccia in modo che siano evidenti le differenze, che si organizzino tra di loro, questi sono della scuola X e questi della scuola Y, perché i moduli sono arrivati così, almeno mi sembra di aver capito così. Mi sono arrivati separati. Allora, facciamo l'esempio, lei è la scuola... Sergio Neri in via Pini, dove nello stesso edificio c'è anche la scuola primaria, che dovrebbe aver aderito. Allora, perché ha aderito l'istituto. Sì, io ho comprensivo Ferrari, scuola d'infanzia Sergio Neri, sì, e poi ho comprensivo Ferrari, scuola primaria Anna Franca. Sì, e siamo nello stesso edificio. Come ci comportiamo?
Lì mi sono stati presentati, ci sono due referenti diverse. Sì. E anche dei moduli, qua non ce li ho, però mi hanno presentato dei moduli diversi con contenitori diversi. Io questo non lo so perché fatto mi sembra tutta la dirigente, io che sono la referente del progetto, io e la mia collega, non abbiamo visto, non abbiamo fatto una richiesta con questi mobili, non sappiamo cosa è stato richiesto. Io onestamente non lo sapevo, oggi sono venuta qua ma non lo sapevo. Quindi evidentemente gli affatti, perché comunque va bene, mi informo. No, sì, è un problema assolutamente da sviscerare, perché forse però lo devono sviscerare le scuole stesse in funzione di come volete. No, ma allora noi lo possiamo fare, ci mettiamo d'accordo con la scuola primaria di avere contenitori diversi. E il problema è che quando l'operatore dell'IREN viene. Ci metteremo su un cartello, ok? Scuola primaria, scuola... Ma no, perché a mio avviso IREN si comporterà così, farà i calcoli in base alla sede principale e ai plessi staccati. Faccio un esempio. Istituto Albertelli, abbiamo la sede centrale in via Newton, che è scuola primaria e scuola media. Poi abbiamo i due plessi staccati, la scuola materna di Beneceto e il plesso di San Prospero. E IREN manderà l'operatore nelle nostre tre sedi, in tre momenti diversi, quello che sia, nella stessa giornata, non lo so, ma conteggerà quello che ha raccolto nei tre plessi. E sì, secondo me è così, unirà certamente quello che viene raccolto nella primaria e nella scuola media. Il gestore fa quello che diciamo noi, nel senso, sì. Lui ha ricevuto da parte nostra dei moduli diversi. Microfono. Microfono. Consegnerà alle scuole i bidoni. Poi per quanto riguarda le raccolte andrà, raccoglierà e compilerà il modulo per ogni plesso, soprattutto se in sedi diverse, ovviamente farà così. Poi dobbiamo esserli noi, su base dell'input che però ci viene dall'istituto comprensivo, se vuole fare una raccolta unica o se preferisce separare le scuole. È un input che però deve venire dalla dirigenza, credo. Non so voi come la vedete, io direi di sì. Microfono, aspetti. Il resto della Dorde c'è una scuola primaria. Sì, adesso c'è una scuola. Nel plesso della Dorde c'è una scuola primaria, una scuola statale dell'infanzia e una scuola comunale dell'infanzia. Quindi se il dirigente scolastico come istituto comprensivo decide di. Però noi siamo comunque comunali e quindi abbiamo un altro, diciamo, ma allora noi abbiamo già deciso, perché l'abbiamo già fatta anche in questi anni, di avere comunque un bidone nostro differenziato, e quando vengono gli operatori a ritirare IREN, il nostro esecutore d'infanzia va giù insieme agli altri, però con due schede diverse, perché comunque poi probabilmente tutte le scuole dell'infanzia del comune, le 13 scuole, magari non so, riceveranno, non lo so, per dire unitamente, differenziato, questo non lo so. Per cui noi siamo dentro a quel mucchio lì, non dentro un istituto comprensivo. Certo, cioè, il problema infatti della Dorni ho solo uno io, ho soltanto istituto comprensivo Micheli a Dormi, in via Paciaudi, non ne ho altri. E poi dopo avrà la scuola dell'infanzia comunale, perché è sotto un'altra dicitura. Però a riguardo però voglio dire una cosa. Il plesso è lo stesso. Però in questo modo si perde, diciamo, la possibilità di ripartire tra tutti, per esempio, i materiali che si recuperano dalla mensa, perché la mensa è unica, io sono in quella scuola lì, no? Prepara da mangiare sia per la comunale che per la statale primaria e che per le elementari. Quindi bisognerà trovare appunto un criterio, e so che già ero stata contattata anche dall'altra referente, proprio perché è un problema che va risolto, secondo me, per il fatto che siete tutti nello stesso stabile. Perché per ottimizzare, diciamo, il beneficio per tutti quanti troveremo una soluzione. Per esempio nel nostro caso, nella Dorni, so che la scuola dell'infanzia statale ancora non ha aderito ufficialmente, non risulta il suo nome, però di fatto
e si sta già raccogliendo anche il suo materiale separatamente utilizzando i bidoni dello stabile, capito? Non probabilmente i vostri, se avete i vostri dedicati, ma quelli della scuola elementare. Siccome noi facevamo comunque, e non era il nostro problema quantitativo ma qualitativo, di valore e di significato della raccolta differenziata, non ci eravamo posti questo problema. No, no, allora quindi io direi di far così, per le scuole che fanno parte dello stesso istituto comprensivo e che sono all'interno dello stesso come si dice, edificio, lo facciamo tutti insieme. A questo punto credo che sia anche meglio per il gestore, perché il gestore il primo problema che mi ha segnalato è quello: come devo fare a distinguere i bidoncini quando vado in un plesso che contiene tre scuole contemporaneamente? Se siamo tutti d'accordo, direi che forse è la cosa migliore. E invece se sono separati... Lei è nello stesso edificio, ma in realtà appartiene non all'istituto comprensivo, quindi con lei bisognerà fare un accordo. Sono casi particolari che mano a mano che si affrontano si risolvono. Nello stesso... una scuola dell'infanzia statale e un nido comunale, quindi lo stesso problema. I cassonetti sono diversi, però anche qui dovremmo... Anche questo va segnalato e quindi si metterà poi, si stabilisce un criterio di modo che poi tutti abbiano la loro quota. Ecco, vanno segnalati questi casi particolari ovviamente, altrimenti non abbiamo chiarissima la situazione su tutta la città. Una cosa che volevo dire, questo discorso che riguarda sia le mense sia le cooperative di servizi che vengono a pulire dopo l'orario scolastico, ecco, io credo che ci sia proprio l'opportunità di riuscire a coinvolgerle in modo più costruttivo, perché adesso finalmente c'è anche, diciamo, un'arma in più per convincerli, cioè il fatto che a fronte di una ottima raccolta differenziata si riceve anche un contributo in denaro. Prima non era così, sembrava quasi appunto che fosse un optional, già non lo era. Però adesso a maggior ragione questa cosa si può quantificare, quindi devono avere chiaro questi operatori che se loro vanno a agire in maniera scorretta vanno a incidere su un discorso economico oltretutto, quindi forse questo, anche se ripeto l'importo è esiguo, può però in qualche modo incentivare una maggiore attenzione, perché è chiaro che tutti ci dovremo mettere a regime, prima ci arriviamo meglio è, quindi nel momento in cui verranno allertati, io spero anche tramite la ditta appaltatrice che è la CAMST piuttosto che qualche altra, che nel momento in cui loro non fanno questa cosa causano un danno economico, ecco, magari c'è quella leva in più che permetterà di superare certi inconvenienti, perché appunto uno può anche dirglielo una, due, tre volte, a un certo punto però devono anche rispondere del loro operato. Quindi per risolvere questo problema qui degli edifici eccetera, per prendere una linea comune, la linea comune è quella di farlo per istituto comprensivo. Allora, quindi ricapitolando, se sono tutti nello stesso plesso, a questo punto i bidoncini possono essere vuotati tutti insieme e viene fatto un modulo unico. A questo punto questa cosa la comunichiamo al gestore. Invece se fanno parte dello stesso istituto comprensivo però in sedi diverse, il gestore compila i moduli ogni volta che va a fare la raccolta, che sicuramente sarà diversa, e poi li unifichiamo noi in funzione del fatto che, con la logica che il contributo deve andare all'istituto comprensivo piuttosto che alla singola scuola. Per il caso specifico invece della signora, quello cerchiamo di risolverlo proprio in loco. Era la scuola, qual era? Adorni, che c'ha dentro l'Aquilone. Okay. Ecco, quelli lì, se riuscite a segnalarli in quella famosa account di posta elettronica, cerchiamo di avvisare gli operatori così. In quel caso i bidoncini andrebbero assolutamente distinti, credo, vero? Siete d'accordo tutti? Quindi ci vuole impegno, un po' di impegno da parte dei vostri operatori e anche attenzione da parte degli operatori IREN. Ok? Non ci sono altre domande, così vi lasciamo liberi, che forse abbiamo fatto tardi. Spero che sia stato utile, che tutto sommato sia servito anche a chiarirsi, perché tante volte anche per noi, mano a mano che ci siamo posti i problemi, abbiamo scoperto che a volte non avevamo le risposte, abbiamo dovuto studiare anche noi per riuscire a trovarle. Ovviamente se avrete altre domande, altri quesiti, mi raccomando di scrivere, così impariamo tutti.
le soluzioni. Arrivederci. Grazie.